Massimo De Manzoni, ricomincio da lei, perché se mi sembra chiaro che forse la magistratura non sia in grado di autoriformarsi, mi sembra ancora più incomprensibile che nessun governo negli ultimi 20 anni sia stato capace di riformarla la giustizia. Perché? È perché è una materia incandescente sulla quale si toccano anche la carne viva del paese, ma anche dei politici, e quindi poi al dunque ci sono sensibilità troppo diverse tra i vari partiti per riuscire a fare una riforma fatta bene, soprattutto se i governi sono di coalizione e che quindi hanno dentro nella loro già composizione le diverse sensibilità e diverse posizioni in materia. Mi ha colpito l'affermazione però prima del dottor Robledo sulla totale inutilità dei test psicologici, perché in magistratura i test psicologici sono, durante i processi, sono abbondantemente usati, in particolare nei processi minorili. Stiamo assistendo al caso Bibbiano, in cui i test psicologici hanno avuto un peso enorme sulle decisioni che poi sono state prese anche a livello di Tribunale dei Minori. Però in quel caso si parlava di test psicologici sui magistrati. Adesso ritorno a Robledo, però prima voglio sentire Migliore e di Stefano. Ma i test psicologici o funzionano per tutti o non funzionano. Posso essere d'accordo, anzi sono abbastanza d'accordo che abbiamo dato troppa importanza ai test psicologici. Migliore. Però non è che possono valere per i bambini e non per i magistrati, questo voglio dire.